Maurizio Lupi lascia. Ai suoi, che lo ascoltano sabato in collegamento telefonico durante la convention di Laboratorio Futuro, Arrivisondoli confessa di aver subito un'ingiustizia. Archiviate le dimissioni, però, si apre ora la questione poltrona al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tanti nomi in lizza, tra cui Raffaele Cantone, a capo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Intanto, il leader del nuovo centrodestra e ministro dell'Interno, Angelino Alfano, mette in guardia il premier Renzi, che molto probabilmente manterrà l'interim di Infrastrutture e Trasporti fino alle elezioni regionali. Noi continueremo a stare in questo governo finché si faranno le cose che diciamo noi. Arriva anche la replica del PD affidata al ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Il governo ha una sua agenda che il PD determina in maniera fondamentale una parte consistente di queste scelte, che il problema non è tirar per la giacca il governo di qua o di là, ma fare le cose, farle bene, in particolare pensando all'economia reale, al lavoro, all'occupazione, ai grandi temi di svolta del Paese. E in un governo particolare come questo, di coalizione come questo, ciascuno deve mettere del suo. Al fine di lasciare il peso di NCD nel governo immutato, potrebbe entrare Gaetano Quagliariello, a cui andrebbe il Ministero degli Affari Regionali. Ci sono sotto questo, per quel che riguarda questo problema, due aspetti. Il primo è che questo governo deve rimanere un governo di coalizione e quindi il nuovo centrodestra non può essere indebolito nella sua rappresentanza, perché noi stiamo provando a scrivere le regole insieme per cercare di portare l'Italia fuori dalla crisi. E quando parlo delle regole non parlo solo delle regole istituzionali, ma anche le regole economiche e le regole sociali. Il secondo aspetto è che il nuovo centrodestra deve diventare il nucleo di una formazione alternativa alla sinistra, che aggreghi anche molto il resto. Io sto lavorando a questo progetto e quindi per il momento continuo a occuparmi di questo. Poi se ci saranno valutazioni diverse, queste saranno fatte dal mio partito, ma per il momento la mia preoccupazione è unicamente questa.